la Facoltà di Lettere e Filosofia è la più grande dell'area umanistica della Sapienza e si colloca fra le prime 50 del ranking internazionale. Rappresenta una grande realtà universitaria europea che unisce antiche tradizioni e nuove prospettive di ricerca e di formazione allo scopo di fornire una preparazione adeguata in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro e alle richieste di nuove figure culturali e professionali, conservando tuttavia l'unità del sapere umanistico che richiede, come le scienze esatte, strumenti sofisticati e metodologie. Troviamo così settori che raccolgono l'antica e gloriosa tradizione, dagli studi archeologici a quelli storico-artistici, dalla letteratura classica a quella contemporanea, le filologie, classica, umanistica, romanza, italiana, e la linguistica. Un ruolo centrale ha naturalmente la storia, strettamente coniugata con l'antropologia e le scienze religiose, la filosofia, aperta a tutti gli ambiti della filosofia contemporanea, ma anche la geografia, declinata sia come studio dell'ambiente e del territorio, sia valutata per le sue potenzialità nel campo del turismo. Grande spazio hanno anche gli ambiti legati allo spettacolo, con i suoi peculiari linguaggi espressivi del teatro, della danza e del cinema, fino alla moda. Centrali nel progetto formativo della facoltà sono le lingue straniere, con un'offerta superiore a quella della maggior parte degli atenei italiani, dalle lingue europee, maggiori e minori, alle lingue orientali dell'Asia e dell'Africa, in una prospettiva che vede l'insegnamento delle lingue strettamente congiunto con una conoscenza del patrimonio culturale in tutte le sue manifestazioni passate e presenti. Classics è il nuovo corso di laurea in lingua inglese sul mondo antico, sulle lingue e le letterature greca e latina, sulla storia antica, l'archeologia classica e sulla permanenza del classico nella cultura medievale, moderna e contemporanea. Global Humanities è il nuovo corso di laurea in lingua inglese di studi umanistici e scienze sociali in una prospettiva globale e transculturale. Si tratta dunque di una facoltà destinata a costituire il futuro terreno d'incontro fra aree disciplinari diverse, ma disponibili al cambiamento e all'interrelazione sulla base delle esigenze di riflessione e rinnovamento poste dalle innovazioni culturali, metodologiche e tecnologiche degli ultimi decenni, che vuole aprirsi al mondo del lavoro proprio rafforzando figure professionali già esistenti, insegnanti, giornalisti, scrittori, mediatori culturali, ma anche preparando figure in grado sia di proseguire nella ricerca, sia di valorizzare la straordinaria potenzialità del pianeta Italia, interpretando in modo creativo il panorama artistico, letterario e culturale.